Prima di tutto, mio nome è Fernando Candiotto. Oggi iniziamo il corso sui sette raggi, che è il secondo livello di insegnamento metafisico. Durante l'anno scorso si è svolto qui a Realizzarti il corso Pilastri della Metafisica, che sarebbe il primo livello di studio metafisico. I quattro pilastri della metafisica. Qualcuno di voi ricorda quali sono i quattro pilastri della metafisica? Io. Dovrebbero ricordare. Tutto è mente. Ok, quello come si chiama? Mentalismo. Ecco, il principio di mentalismo è il primo pilastro della metafisica, insieme ai sette principi universali. L'enunciato del principio di mentalismo, che cosa dice? Tutto ciò che pensi e senti si manifesta. Bene, usa per favore se tutto puoi. Tutto ciò che pensi e senti si manifesta. Meraviglioso. Tutto ciò che tu pensi e senti si manifesta. Quello è il primo pilastro. Il secondo pilastro della metafisica qual è? Federica, ricordi o no? No, che vibrazione? Vibrazione è un principio universale. Ok, il secondo pilastro della metafisica... dobbiamo fare un ripasso. Il secondo pilastro della metafisica è l'essere interno o il Cristo interno, il nostro vero sé. Il terzo pilastro della metafisica è lo studio dei sette raggi. E poi, siccome ci troviamo in un'era in cui il raggio più attivo qual è? Il raggio violetto, c'è un quarto pilastro che è l'approfondimento o lo studio particolare del raggio violetto, anche se è uno dei sette raggi. Durante il secondo livello di studio del programma di studio della metafisica, che è quello che inizierà oggi, sette raggi, ciò che faremo è approfondire l'argomento del terzo pilastro, che è, ed anche del quarto, che è lo studio dei sette raggi. Ok, va bene. Lavoreremo, come vi dicevo prima, con il libro in mano. Perciò mi raccomando, per favore, per la prossima lezione, chi ha il libro a casa, di portarlo. E che chi non lo ha, di comprarlo. Sì, oggi è possibile sia qui in presenza. Io sempre porto due o tre libri, i pilastri della metafisica. Anche potete comprarlo sul Giardino dei Libri, Macrolibrarsi, eccetera. Ok? Va bene, anche si trova sia in formato di libro cartaceo che ebook, per chi preferisce il libro elettronico. Bene, mi piacerebbe una cosa. L'attività di tutto il corso si svolgerà in una modalità di partecipazione, cioè sarà un'attività partecipativa. Non è che io parlerò da solo e voi rimanete in silenzio tutta l'ora. No. Perché cosa capita? Che a volte l'insegnante crede che le persone sono concentrate, che poi tornano a casa e leggono il libro, eccetera, e a volte quello non capita, e dopo qualche mese, quando tu fai una domanda, nessuno ricorda nulla. E se non abbiamo, sebbene la conoscenza non è saggezza, se non abbiamo prima la conoscenza, non arriveremo mai alla saggezza, perché ci serve avere la conoscenza, l'informazione e metterla in pratica affinché diventi parte della nostra consapevolezza, della nostra coscienza. Ok? Anche mi raccomando di leggere prima, se avete del tempo, il capitolo del libro che lavoreremo. In questo modo sicuramente avreste delle domande o delle domande di cose che non avete capito o anche di argomenti non trattati dentro il libro Sette Raggi, ma che riguardano il tema dei Sette Raggi
e che ci permetteranno di approfondire ancora di più e farà più ricca tutta questa attività. Allora, qua quasi tutti hanno in mano un libro, se qualcuno non ce l'ha, sono tutti, non sì, ci sì. sono più, no? Ok. Ok, se qualcuno non ce l'ha, chiedete, sì, al compagno, allora di leggere. Che cosa ricordate per chi ha partecipato già sia al corso sui pilastri della metafisica, o chi ha letto un po' sull'argomento, o chi ha partecipato a pilastri della metafisica? Che cosa sono i sette raggi? Ok, avviciniamo il... Ecco, sono il le sette virtù divine. Sono i sette? Virtù divine. Ecco, sono in sintesi le sette qualità divine o le sette qualità di Dio. Potremmo andare ora al libro, alla pagina 13. Il primo paragrafo del libro inizia proprio con la definizione dei sette raggi. E dimmi una cosa, Celina, tu che hai il libro in mano, potresti leggere? Dai, sì. Oh, ok, aspetta. I sette raggi, si sente bene? Sì, molto bene. Ok, i sette raggi sono la discomposizione della luce, che è Dio, in cui ogni colore è uno dei sette aspetti di Dio, volontà, il raggio azzurro, sì, saggezza, il raggio dorato, amore, il raggio rosso, purezza, il raggio bianco, verità, il raggio verde, provvista, il raggio oro rubino e arancione e libertà, il raggio violetto. Ok, grazie mille Celina. I sette raggi sono la decomposizione della luce, che è Dio. Qual è il rapporto tra Dio e la luce? Sono la stessa cosa, sì? Vedete che quando noi diciamo che qualcosa che riguarda Dio, diciamo, è divino, vero? La parola Dio, la parola divino, deriva dalla radice latina div. E a sua volta div deriva dalla radice sanscrita dev. Ricordate che sia il latino, lo spagnolo, l'italiano, sono tutte lingue indoeuropee, sì? Perché? Perché la madre di tutte le nostre lingue è il sanscrito, che è la lingua sacra degli antichi indiani. Dev significa in sanscrito luce, infatti la parola deva in sanscrito, che è stata tradotta dai primi orientalisti europei come dei o Dio, deva non significa Dio, deva significa luce o essere di luce. L'induismo o il Sanatana Dharma, l'antica filosofia degli indiani, non è una religione politeista, come credevano tempo fa gli studiosi occidentali, ma in realtà è una filosofia monoteista. Loro credono a un solo Dio, che è Parabrahman, l'assoluto. E la parola Deva, o i diversi Deva, di cui parla il pantheon dell'induismo, il Sanatana Dharma, sono esseri di luce. Cioè, come dire, angeli, come dire, anche santi, dentro la tradizione del cristianesimo, o anche del giudaismo, sì? Quando si parla di Shiva come il Mahadeva o il Grandeva, vuol dire che è un grande essere di luce.
come un angelo, diremmo dentro la tradizione sia del cristianesimo che del giudaismo, l'islam, le grandi religioni occidentali. Ebbene, quindi quando diciamo Dio, proprio la parola Dio vuol dire nella nostra lingua luce. Ma quando in metafisica parliamo di Dio, a cosa facciamo riferimento? Oltre alla luce, chi potrebbe dirmi? Energia? Lo spirito. Energia, sì, potrebbe essere. La fonte dell'energia. La fonte di energia, l'energia stessa. Vorresti aggiungere? Sole. Sì? Se volete parlare, voi che partecipate sulla sala Zoom, potete farlo, sì, per favore. Federica, non so se tu ricordi, quando parliamo di Dio, a cosa facciamo riferimento in metafisica? Al sole. Alla fonte originaria. Alla fonte originaria, va bene, ma questa fonte originaria sia la fonte di energia o di vita, e la vita stessa, dove si trova? Tutto. Si trova centrale. Ovunque. In tutto l'universo, perché dove non c'è energia, dove non c'è vita, e quando parliamo di vita non è soltanto vita biologica, intendiamo dire tutto ciò che si muove ha vita. Tutto ciò che si muove anche ha coscienza. E occupa un posto in un luogo, ok? Quindi quando diciamo che qualcosa si muove, anche se questo tavolo, secondo i nostri sensi, non si muove, ma è vero quello? Ti chiedo, no? È vero? O c'è qualcosa qua che si muove? Certo, gli atomi, gli elettroni, i protoni, certo. I protoni, tutte le particelle che fanno parte dell'atomo si trovano in movimento, vibrano, quindi c'è energia, c'è vita, c'è movimento in tutto l'universo. Per questo la teologia di diverse religioni dà a Dio o la divinità tre caratteristiche particolari, che sono le caratteristiche primordiali della vita. Una che si trova ovunque, come si chiama questa qualità? Onnipresente. Onnipresente. È onnipresente. Oltre a quello è? Onnisciente. Onnisciente. Perché? Perché la vita è coscienza. Tutto ciò che esiste è a coscienza, anche se sia molto piccola come quella dell'atomo. Ma l'atomo è uno stato di coscienza. Poi i nostri animali domestici anche hanno una coscienza diversa da quella dell'umano, che ha raggiunto l'autocoscienza. Che cosa vuol dire autocoscienza? Che è la differenza tra gli esseri umani e gli animali. Consapevolezza di sé. Consapevolezza di sé, ecco, quella è una caratteristica dell'essere umano, essere consapevole di essere, e quello ci permette di pensare, dire, sentire, che cosa? Di esistere. Eh? Di esistere. Che esisti, sì. E quello come si esprime? Quando tu ti rendi conto di esistere, che cosa c'è? Coscienza. Consapevolezza. No, quello è un'autoconsapevolezza. Ma quando ti rendi conto di esistere, che cosa dici? Quel fatto. Io sono, ecco, io sono. L'autoconsapevolezza è il fatto di essere in grado di pensare, sentire e dire io sono. Ok, benissimo. Cioè, l'essere umano individualizza allora la coscienza universale, la coscienza dell'essere universale. Quando in metafisica parliamo di Dio, parliamo dell'essere universale, cioè quello che ha creato, sostiene
e alla fine assorbirà dentro se stesso tutto ciò che è la manifestazione e che ha tre caratteristiche: ogni presenza, ogni scienza e la terza è, o la prima in realtà, manca una, l'onnipotenza. Ecco, molto bene, chi ha parlato? Ah, Federica, bene. L'onnipotenza, onnipotenza, onniscienza e onnipresenza sono le tre caratteristiche primordiali dell'essere universale. Vedremo condividere ora sullo schermo, ok, qua vedete immagine della copertina del libro Sette Raggi. Ok, e qua vediamo una raffigurazione ideale, simbolica, non è che veramente sia così. Una raffigurazione simbolica dell'essere universale, che viene chiamato anche il grande sole spirituale centrale. Dato che, come diceva Artemio, la fonte di tutta la vita nell'universo è la vita stessa. Potremmo anche parlare della totalità della vita. In questo caso l'essere universale viene raffigurato come un grande sole spirituale. Nel centro vediamo come una fiamma triplice, azzurra, dorata e rosa, che simboleggia che cosa? L'influenza e l'amore. Ok, e ricordando, poco tempo fa abbiamo parlato di tre caratteristiche primordiali dell'essere universale: onnipotenza, onniscienza, onnipresenza. Facciamo un collegamento tra queste tre caratteristiche e queste tre fiamme. Che qualità sarebbe la fiamma azzurra? L'onnipotenza. La fiamma dorata? L'onniscienza. E l'onnipresenza? La fiamma rosa. Ok, va benissimo. Da questo grande grande sole spirituale centrale sorgono i nostri spiriti, che sono come scintille che si individualizzano del grande sole spirituale centrale. Cioè, se l'essere universale è un grande sole, ciascuno dei nostri spiriti è come una scintilla che fa parte di quel grande sole spirituale, non è diversa, non è separata, non è un'altra cosa. La nostra parte spirituale, potremmo dire, è proprio una parte di Dio o dell'essere universale. È chiaro? C'è qualche domanda fino a qua? No? Ok, e poi queste sette sfere concentriche, ciascuna con un colore diverso, simboleggia uno dei sette raggi o uno dei sette aspetti dell'essere universale. Ricordiamo ora, qual è il primo raggio? Il raggio azzurro. Azzurro. Ok. Azzurro. Le qualità del raggio azzurro sono forza, volontà, protezione, fede, perfetto. Del raggio dorato? Intelligenza, illuminazione, saggezza, discernimento. Vedete una cosa, quando nasce un bambino maschio, almeno era così tempo fa, quando nasceva un bambino maschio lo facevamo indossare che cosa? Il celeste, abiti di colore celeste, cioè di colore blu. Perché? Perché diremmo che il maschio rappresenta la forza, soprattutto la forza. Quando invece nasce nasceva una bambina, indossava che colore? Il colore rosa. Che cosa simboleggia il rosa? L'amore. L'amore, molto bene. Quando tu sei innamorato,
Oggi Andy anche su WhatsApp metti un emoticone che è un cuore blu. Rosso. No, è rosso, rosso o rosa, perché il rosa è il colore dell'amore. Sia in Oriente che in Occidente, i saggi, gli illuminati, i Buddha vengono dipinti con un'aura di che colore? Dorata, perché il dorato simboleggia saggezza, illuminazione, intelligenza. Ok. Poi, qual è il quarto raggio? Bianco. Ok, bianco. Che cosa simboleggia sempre? Purezza, sempre. Purezza. Ok, va bene. Purezza. Ok, il quinto raggio. L'ascensione. Altre qualità del raggio bianco? La spiritualità. L'arte. L'arte, molto bene, perché l'arte è è la creazione della bellezza. O l'espressione della bellezza. E poi il quinto raggio qual è? Quello verde. Ok. Qual è la prima caratteristica o prima qualità del raggio verde? Salute. Ok, dice salute. La scienza. Perché? Perché il verde è salute? Dove lo vediamo in natura? Le piante. Le piante. Nelle piante, ok. L'ossigeno. Ok, quando in un paesaggio, quando in un luogo non c'è il verde, che cosa vuol dire? C'è aria. Non c'è vita, perché il verde è vita. Dove non c'è verde, in natura, c'è un deserto. Tutto è morto. O non c'è vita, o pochissima vita. Il raggio verde è il raggio della vita, che si manifesta in noi come salute. E quando manca la salute, il raggio verde diventa guarigione, curazione. Ok. Anche il raggio di cosa? Che altre qualità? Della scienza, poi della concentrazione e della consacrazione. Il sesto raggio qual è? Oro rubino. Oro rubino, il colore del raggio oro rubino è? Come questa cravata o come la camicetta di Celina. Quello è l'arancione o il raggio oro rubino, e le qualità del raggio oro rubino sono? Provvista. Tranquillità. Pace. Molto bene. E soprattutto devozione, misticismo. Qua in Occidente non tanto, ma in Oriente, per esempio, specialmente in India, tutte le persone che rinunciano alla vita materiale per prendere o iniziare un percorso spirituale, buttano tutti i vestiti e indossano una tonaca arancione. Lo fece del colore della terra dell'India, che come un po' quasi rosso. Ok. Perché è il colore del misticismo, della devozione, della rinuncia. Quando parliamo della rinuncia è il distacco del materiale. Sì? Perché la rinuncia può essere interna. Tu puoi abitare in un palazzo, ma internamente essere distaccato dal senso di appartenenza o dell'attaccamento al materiale. Sì? E fare un uso della tua ricchezza, della ricchezza che stai bene, che ce l'ha, che hai, ma fare un uso, come direi, non egoistico, volontario. Verso gli altri. Ok. Volontare. Ok, perfettamente. E il settimo raggio qual è? Il raggio violetto. Bene, le qualità del raggio violetto sono libertà, trasmutazione, perdono, protezione. E la protezione, il raggio violetto può essere utilizzato per proteggerci o proteggere altre persone, ma il raggio proprio della protezione è il blu, è l'azzurro. Ma scusa, io volevo sapere, ma la fede esattamente non è descritta? La fede.
La fede, che cosa sarebbe la fede? La fede, la certezza. Che cosa pensate sia la fede? Credere senza vedere. Credere. Elena dice credere senza vedere. Avere fiducia che così è già così. Ah, e sapere che cioè, la vita opera sempre nella direzione migliore per te. Ma ti dico, ti faccio una domanda. Quando voi avete una credenza, è possibile perdere, cambiare quella credenza? Sì. Certo, vero? Che perché una credenza è una caratteristica, sorge da cosa? È una cosa interiore. Da un pensiero. No, la fede sarebbe, secondo la risposta di Elena, la fede sarebbe una credenza, credere a qualcosa forse senza vedere. Ma quello è uno stato di coscienza, è un'intelligenza che coglie direttamente il pensiero di Dio, senza intermediario del ragionamento mentale. Potremmo dire, potremmo accettare quella risposta di Drusilla. Qualcuno di voi, ma io vi facevo questa domanda particolare, sì, prendendo la parola credenza che ha usato Elena. Una credenza è possibile, può cambiare? Hanno risposto tutti che sì. Perché può cambiare? Perché cambi tu. No, perché viene dimostrato il contrario. Perché viene dimostrato il contrario, perché viene dimostrato un'altra cosa. Quindi vuol dire che una credenza non sorge dall'esperienza. Sì. Sì. Tu dici che sorge dall'esperienza. No. Cioè, dimmi una cosa, tu credi che questo tavolo è bianco? O che questa camicia è bianca? Sì, sì. Lo credi o lo sai? Lo vediamo, quindi. Beh, non tutti vedono la stessa cosa, però. Cioè, per esempio, per uno un albero potrebbe essere verde, verde intenso, un altro potrebbe verde marroncino. C'era mia sorella quando era depressa, aveva le cose grigie. Sì, dove voglio arrivare è a questo. Questa camicia, voi credete, pensate che sia bianca o sapete che è bianca? Sappiamo. Voi sapete che è bianca, lo state vedendo, almeno in questo momento è bianca, sì? Quello è, voi lo sapete perché lo state vedendo, avete certezza. San Paolo, quando definisce la fede, dice la fede è la certezza di quello che si vede, di quello che si sa. Ma si vede in che senso? Di quello che si vede. E quello lo dice San Paolo, che è l'origine della teologia cristiana. Però, fede non è credere a qualcosa che ti hanno detto perché o che hai visto in un libro, letto in un libro, ma che tu non hai visto e non hai certezza. Quello non è fede, quello è credenza. È un'esperienza diretta. Quando hai un'esperienza diretta, tu sai. Quella saggezza ti dà certezza. La fede in generale, soprattutto quella religiosa, no? Cioè tutte le persone che credono in Dio non l'hanno mai visto, ma ci credono. Allora, hanno una credenza, ma non hanno vera fede. A patto che ci sia un'esperienza diretta. Che è l'opposto di quello che abbiamo sempre pensato. Perciò stiamo parlando di questo. E quando noi in metafisica parliamo di fede, non parliamo che dobbiamo credere alle cose semplicemente perché lo abbiamo letto, perché un'autorità lo ha spiegato, perché il facilitatore lo ha detto, perché lo abbiamo sentito. No, tu devi sapere le cose da te stesso e avere certezza delle cose, e così avrai fede, vera fede, una fede illuminata e non una fede cieca. Qua almeno non ci interessa una fede cieca, ci interessa una fede
illuminata. Sì? Ok. Almeno quando parliamo della fede come una caratteristica, una qualità di Dio, è quello di cui stiamo parlando. Sì? Ok. L'altro è una credenza intellettuale. E le credenze intellettuali, siccome non, quando non sono sostenute dall'esperienza diretta, mudano, cambiano. Perciò la gente un giorno dice che crede a Dio e poi non crede più a Dio, o crede a questo e poi non crede a, a quello, e cambia. Ok, andiamo avanti. Raggi e giorni della settimana, pagina 13. Chi potrebbe leggere? Incidente. Fernanda, non hai gli occhiali. Ahimè. Ma chissà se servono. Se li servono. Grazie. Non si mettono gli occhiali degli altri, perché? Ha male agli occhi. Federica, tu hai il libro o no? Potresti leggere? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho in bocca, però insomma ce la faccio. Leggi, no? Ah, ok, allora dai, Federica. Raggi e giorni della settimana. Ogni giorno della settimana riceve maggiore influenza da uno dei 7 raggi. Raggio azzurro la domenica, raggio dorato il lunedì, raggio rosa il martedì, raggio bianco il mercoledì, raggio verde il giovedì, raggio oro rubino il venerdì, raggio violetto il sabato. Ok. A che cosa serve avere questa conoscenza? Bene, una delle possibilità è connettere, collegarci con le qualità di un raggio ogni giorno della settimana. Buonasera. Buonasera, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ok, un modo per collegarci con... Oh, scusatemi, andremo avanti. Bene, andiamo avanti. Ah. Okay. Ok, finalmente. Ok, un modo per connettere o collegarci con le qualità di ogni raggio quotidianamente è indossare, per esempio, ogni giorno un dettaglio, non è necessario che sia tutto l'abbigliamento, sì, di un colore, ma usare un dettaglio, la camicetta, non so, una sciarpa, eccetera, il pantalone, del colore del raggio del giorno. Per esempio, oggi che giorno è? Venerdì. Venerdì. Qual è il raggio più attivo il venerdì? Rubino. L'arancione. L'arancione, un raggio oro rubino. Per questo motivo io porto la cravatta arancione. Ok. Vedi? Anche tu? Così. Il primo giorno della settimana qual è? Lunedì? No. È la domenica. È la domenica, il primo giorno della settimana. Primo giorno, primo raggio. Raggio azzurro. Secondo giorno della settimana è? Lunedì. Secondo raggio? Qual è il secondo raggio? Dorato. Il terzo raggio? Rosa. Il terzo giorno è? Martedì. Quarto giorno? Mercoledì. Raggio bianco. Quinto giorno della settimana, giovedì. Quinto raggio verde. E settimo giorno della settimana è viola, violetto. Sabato. Sabato raggio violetto. Benissimo. Facciamo ora dei decreti, così mettiamo un po' in pratica quello che stiamo studiando. Oh, perché comincia di nuovo ogni volta. Ok, facciamo tutti insieme questi decreti, okay, sì? Vai. Insieme. Io sono la forza e la volontà del raggio azzurro. Io sono l'intelligenza divina del raggio dorato. Io sono l'amore e la tolleranza del raggio rosa.
Io sono la bellezza del raggio bianco. Io sono la salute del raggio verde. Io sono la pace del raggio oro rubino. Io sono la libertà e il perdono del raggio violetto. Grazie Padre. Grazie Padre. Ah, scusate, non avevo condiviso con voi i decreti. Lo facciamo di nuovo in modo sì, che. Sì. Scusatemi. Ah, l'ho visto loro. Allora, insieme. Io sono la forza dell'incontro, sono l'intelligenza divina, io sono la forza del raggio bianco, io sono la salute del raggio verde, io sono la pace del raggio rubino, io sono la libertà e il perdono del raggio violetto. Grazie Padre. Grazie Padre. Allora, andiamo alla pagina 14. Chi vorrebbe leggere raggi e qualità? Leggo io. Dai. Leggi. Ogni predisposizione della vita umana può essere inserita in uno dei sette raggi. Raggio azzurro, principio, bontà, volontà, fede, forza, comando, spirito e protezione. Ok, chi vorrebbe leggere le qualità del raggio dorato? Fernanda, potresti? Posso. Ce la fai? Intelligenza, saggezza, illuminazione, osservazione, intuizione, insegnamento, filosofia, non ci vedo più, scusate, senso comune, discernimento e comprensione. Molto bene. Elena, poi tu con il raggio rosa. Raggio rosa, amore, coesione, adorazione, gratitudine, diplomazia, attività, filantropia e tolleranza. Grazie. Per attività, scusa, cosa si intende? Che cosa? Per attività. Attività. Il raggio rosso è ciò che mette in azione le cose. Ah, ok, proprio. Perché senso. Il raggio dell'amore è quello che ci muove. Okay. È l'amore. Okay. Sì, per favore, Antonella. Raggio bianco, purezza, bellezza, ascensione, resurrezione, arte, invisibilità e disciplina. Molto bene, grazie. Raggio verde. Vita, verità, scienza, guarigione, consacrazione, concentrazione, medicina, armonia e musicalità. Molto bene, Edoardo. E raggio oro rubino, provvista, pace, tranquillità, grazia, devozione, misticismo, economia e serenità. Grazie. E Artemio? Raggio violetto, libertà, magia, cerimoniale, perdono, compassione, misericordia, ritmo, invocazione, sacerdozio e trasmutazione. Ok, nel seguente paragrafo la seconda frase dice: ognuno di noi appartiene a uno dei sette raggi e in base alle loro caratteristiche possiamo individuare a quale apparteniamo. Cioè, osservando i nostri talenti, le nostre capacità, le nostre abilità, possiamo capire qual è il nostro raggio. Siccome l'essere universale è onnipresente, cioè onnipresente vuol dire che si trova ovunque. Okay. E i sette raggi sono le qualità dell'essere universale, questi sette raggi dove si trovano? In tutti noi. In tutto, assolutamente in tutto. Sono come sette grandi ondate in cui possiamo dividere tutta la vita. E ogni particella dell'universo
ogni individualizzazione dell'essere universale, ogni manifestazione dell'essere universale appartiene a uno dei sette raggi. Così, dentro il regno umano, ogni essere umano lavora durante la sua incarnazione o ha una personalità che evolve sotto l'influsso di uno dei sette raggi. Allora, pensiamo. Che persone pensate voi che lavorano dentro il raggio azzurro e manifestano, per esempio, forza, potere, protezione? Psicologi, per esempio. I militari. Militari, ecco, altri? Tutte le forze dell'ordine. Cioè le forze dell'ordine, militare, poliziotti, carabinieri, altri? Poi c'è anche spirito e fede, insomma. Il sacerdote. No. Ma ci manca una parte importantissima, perché sono proprio quelli che detentano il potere. I politici, ma soprattutto i governanti. I governanti lavorano col raggio azzurro. Sì? Ok, qua qualcuno ha detto dovrebbero. Qual è il tema? In realtà sono personalità di primo raggio, di raggio azzurro, ma siccome a volte le personalità non sono perfette, hanno tante caratteristiche negative, o quelle positive non sono equilibrate da altre qualità positive, non si esprime la purezza e perfezione delle qualità del raggio. Cioè, per esempio, quando una personalità di raggio azzurro ha potere, autorità, è in grado di dirigere, dice una cosa e tutti corrono a farla, ma manca l'amore, per esempio, come si manifesta? Che cosa si manifesta? Una dittatura. Autoritarismo, ecco, c'è l'autoritarismo. L'autoritarismo che è la forza, il potere del raggio azzurro, ma che non viene equilibrato, per esempio, dall'amore. A volte né dall'amore, né dalla purezza, né da altre qualità, ma comunque il potere c'è. Ma non si esprime un potere o un'autorità divina, ma potremmo dire umana. Ok? Sicuramente quell'essere dovrà o imparare in quell'incarnazione o in una futura a sviluppare le qualità che porteranno un equilibrio quel potere che ha. Perfetto. Poi, diciamo, personalità che lavorano dentro il raggio dorato o sotto l'influsso del raggio dorato. Vabbè, gli insegnanti. Insegnanti, molto bene. Maria, Lucilla, se volete partecipare potete farlo. Personalità che lavorano con il raggio dorato, con la saggezza, l'intelligenza. Abbiamo detto insegnanti. Intellettuali, sì. Filosofi. Chi ha detto? Filosofi, molto bene. Personalità che lavorano con il raggio rosa. Le mamme. Federica, chi lavora con il raggio rosa? Infermieri no, perché gli infermieri lavorano con la salute. Quello è il raggio verde, molto verde. Bene. Chi altre personalità lavorano col raggio verde? Raggio rosa, poeti, no. Medici. E con l'intelletto, la scienza? Scienziati, molto bene. Ma l'intelletto non fa parte del dorato? In realtà non tanto, possono essere dorato o raggio verde, ma il raggio verde è proprio il raggio della mente.
che influisce sulla mente. Quindi le persone con grande potere intellettuale o grande capacità intellettuale a volte sono persone non di raggio dorato ma di raggio verde. Il raggio dorato ha più che vedere con la osservazione, meditazione, discernimento e non necessariamente con una grande quantità di conoscenza, che è una caratteristica del raggio verde. Quindi anche i monaci tibetani, magari sai, delle persone molto... No, quelli però penso che sono del raggio violetto. Ho più volontato. Arriveremo a quello, ma ci siamo fermati nel raggio rosa, personalità del raggio rosa. I volontari, cioè... Persone sì, che fanno volontariato, è possibile, ma... Ci sono tante altre. Secondo me che ha a che fare con i bambini anche forse. Per esempio? Con insegnanti di asilo, non so. Sarebbe possibile. La filantropia, scusa, ma la facevo. I cuochi può essere? Quelli che danno da mangiare? I cuochi? No. Ma cucinare è un'arte. E l'arte è un'attività di che raggio? Nel raggio bianco. Nel raggio bianco troviamo a tutti gli artisti, per esempio pittori, scultori, attori, musicisti, anche designer, anche il cuoco, il chef, tutti sono artisti, ok? Bene. Lasciamo il raggio rosa. Esempio, per la fine di Calcutta potrebbe essere un raggio rosa, una persona che si prodiga per gli altri. Sì, ma pensa che diremo che non ci sono molte persone del raggio rosa, allora no? E invece la maggior parte delle attività umane sono sotto la maggior parte delle personalità umane, o quasi la maggior parte, lavorano sotto il raggio rosa. Dai. Sì. Ma la filantropia non era pure tipica dei grandi re, dei mecenati, di quelli che comunque coltivavano le arti, no? Ma una cosa è l'arte e l'altra è la filantropia. Però la filantropia qua sta sotto il raggio rosa. Ah sì, anche il volontariato, le persone che aiutano gli altri, sia con soldi, sia offrendo del loro tempo. Sbagliati sovrani, no? Il commercio. È raggio rosa. Com'è? E le comunicazioni sono raggio rosa. Perché? Perché? Infatti la comunicazione, l'interagire è amore. Quando non c'è comunicazione, quando tu non ami una persona, che cosa è il primo che fai? Non parlo. Non parli con lei. La comunicazione è amore. Giornalisti, tutte le persone che lavorano nelle relazioni umane sono del raggio rosa. Sì? E poi il commercio, perché? Perché attraverso il commercio noi possiamo facilitare, semplificare la vita degli altri. Il commercio è attività e l'attività è una qualità del raggio rosa. L'economia è regolata e sotto l'influsso del raggio rosa. Però c'è anche nell'oro rubino l'economia. Anche nel raggio oro rubino la opulenza, la prosperità. Ma proprio l'attività economica è sotto la direzione dello spirito, del terzo aspetto della divinità, che è lo Spirito Santo, che è il direttore del raggio rosa e dei quattro raggi secondari, che sono bianco, verde, oro rubino e viola. Sì? Ricordate sempre, economia, commercio, comunicazioni e raggio rosa ed è amore divino. Amore. Amore divino.
Ma uno potrebbe individuare il suo raggio personale in base alla data di nascita o al giorno in cui sei nata? Che cosa? Quando... Per sapere cosa? Sì, per sapere qual è il tuo raggio proprio. Qual è il raggio? No. Per sapere qual è il tuo raggio, osserva quali sono i tuoi talenti, le tue abilità, le tue capacità naturali e anche l'attività e il lavoro che fai. Però sicuramente ci può essere qualcosa legato alla data di alla nascita. No, non necessariamente, perché ogni giorno nascono persone dei sette raggi. No, però ad esempio coraggio. Io sento, no? Penso al latte, ce l'ho. Ah. No, però sì. Mi sento di appartenere per più cose, più al violetto, per dire, no? Sì. Quindi che sono, quali sono? Si può essere più raggi, forse. Ok. Arriveremo a quel punto. Finiamo con le attività di ogni raggio e poi parliamo su quello. Di sesto raggio, quali sono le persone del raggio oro rubino, della devozione, il misticismo? I sacerdoti. Sacerdoti, monaci, mistici, eccetera. Oggi non ci sono tante personalità del raggio oro rubino incarnate. Per questo motivo i monasteri sono più o meno vuoti. Perché? Perché durante 2000 anni, i 2000 anni dell'era dei pesci, è stato il raggio più attivo. Quando è iniziata la nuova era di acquario, che sotto l'influsso del raggio violetto è entrato il raggio oro rubino in una fase di, come potremmo dire? Quiescenza. Di? Quiescenza. Ecco, proprio. In modo che non sono molte le persone che nascono o incarnano con personalità del raggio oro rubino. Sì? Un po' in una fase passiva. Ok. Poi il settimo, personalità del raggio violetto. Bianco e verde. Bianco e verde lo abbiamo spiegato, sì, l'abbiamo detto. E del violetto? Personalità del raggio violetto? Sono poche, no? Non in realtà. Maghi? Maghi? Ma vero, veri maghi, non sì, beh, sì. Maghi che fanno trucchi a... Perché ha connessioni con sfere... Quelli che sono in grado di portare alla manifestazione usando il potere mentale, il potere della parola o la conoscenza dei principi universali possono manifestare, creare, trasmutare, per esempio. I sacerdoti anche... Il sacerdote, tu sei del raggio violetto. Tutti oggi, tutti quelli che abbiamo qualche sensibilità verso l'insegnamento della nuova era, abbiamo un po' del raggio violetto, senza dubbi. Sì? Okay. Oltre ad appartenere a un raggio in particolare, ma maghi, sacerdoti, diplomatici. E poi anche tutte le persone che lavorano, che fanno volontariato, perché il raggio violetto è anche il raggio della misericordia e la compassione. Quindi nel volontariato troviamo persone sia del raggio rosa che del raggio violetto. Sì? Ok. Bene. Allora, come qualcuno di voi diceva prima, oltre al raggio che influisce sulla personalità, che può avere un raggio primordiale, diciamo più forte, il raggio del Cristo interno, dell'essere interno o l'anima può essere un altro, diverso. Perché, infatti, in ogni incarnazione cambia il raggio o può cambiare il raggio. Mentre il raggio che influisce sull'anima o il raggio del tuo Cristo interno rimane sempre lo stesso durante tutta la ruota di reincarnazioni umane. Quindi man mano l'essere umano sviluppa la sua coscienza interna, la coscienza dell'essere interno, più influsso si sente dal raggio dell'anima. Quello che voglio dire è che questo è un po' più complicato. Non è difficile capire
qual è il raggio della tua personalità. Sì. No, quello che mi fa strano sì. È che rimane... Ma sicuramente Elena, che è un'artista plastica, sicuramente ha una personalità di raggio bianco. Uh-huh. Sì? Uh-huh. E poi... E probabilmente non so che cosa tu fai. Faccio l'infermiera. Tu sei infermiera e lavori col raggio verde. Ma per esempio, se tu fai l'infermiera o fai il medico e alla fine diventi il direttore dell'ospedale o la direttrice dell'ospedale, hai una grande capacità di direzione. Probabilmente tu hai come un raggio secondario il raggio azzurro della direzione. Capisci? Sì. Il principale è il verde, ma c'è un secondo raggio che in quel caso può essere il raggio azzurro. Quindi faccio un esempio, no? Se io ho come primordiale il bianco perché ho l'arte, no? In tutte le mie incarnazioni sono stata un artista? No. No. Infatti, perché no? Vediamo. Dammi un attimo. Così condividiamo lo schermo con tutti. Dentro il nostro piano divino di perfezione, noi dobbiamo sviluppare tutte le qualità di ogni raggio, perché il nostro vero sé, il nostro spirito, la presenza io sono, è immagine e somiglianza dell'essere universale, è una scintilla dell'essere universale. E il suo scopo, scendendo alla manifestazione, dal piano spirituale al piano fisico, è quello di esprimere consapevolmente in ogni piano di manifestazione tutte le qualità e i poteri che sono l'essenza dell'essere, ma che ancora non sono attivi. Cioè, qual è la differenza tra il nostro spirito e l'essere universale? Che l'essere universale manifesta la piena consapevolezza di tutto quello che è. Invece, il nostro spirito all'inizio dell'individualizzazione e dell'evoluzione, sebbene è una parte dell'essere universale, non lo sa, non ha consapevolezza, nemmeno ha consapevolezza di essere. Raggiungerà la consapevolezza di essere e sarà in grado di pensare, sentire, dire io sono quando arriverà all'evoluzione umana. Ok? E lo scopo dell'evoluzione è esprimere le qualità di ogni raggio nel piano fisico, nel piano emozionale, nel piano della mente e in ogni piano della natura. Cioè la forza, la volontà, l'intelligenza, la saggezza, la purezza, la bellezza, in ogni punto. In ogni incarnazione noi sviluppiamo un po' di una qualità, forse di due, e per quello servono centinaia di incarnazioni per riempire il corpo causale. Ricordiamo un po' che cos'è il corpo causale. Chi vorrebbe leggere? Chi può leggere? Sono sette sfere concentriche di coscienza che circondano il Cristo, dove è registrata tutta la saggezza accumulata. Ok, in questa immagine che vedete sullo schermo, che è l'immagine della presenza io sono, quella immagine è una raffigurazione dell'essere umano come un essere trino. La trinità nell'essere umano è, scusate, presenza io sono, che è lo spirito, che è una particella di Dio, il Cristo interno, che è un raggio dello spirito o la presenza io sono dentro la personalità umana. È come il trasformatore, quel ponte che fa il collegamento tra lo spirito e la personalità, tra la presenza io sono e il corpo. E la personalità umana, che è composta da quattro veicoli o quattro stati di materia, che sono mentale,
astrale o emozionale, eterico o vitale e fisico. Sì? Si capisce? O se avete delle domande, fatemi. Bene. Allora, in ogni incarnazione la personalità è nuova. Lo spirito e il Cristo interno o anima restano sempre gli stessi, ma la personalità muore e in ogni nuova incarnazione il Cristo si occupa di costruire, sì? Una nuova personalità, cioè un nuovo corpo mentale, un nuovo corpo astrale o emozionale, un nuovo corpo eterico e un nuovo corpo fisico. E quella nuova personalità può essere in una vita una personalità di raggio bianco, in un'altra di raggio verde, in un'altra di raggio violetto, a seconda della qualità che il Cristo cerca di sviluppare in quel periodo della sua evoluzione, allo scopo di un giorno riempire il corpo causale. Quando il corpo causale è riempito, più o meno come lo vediamo lì, quello sarebbe il corpo causale di un essere umano molto evoluto, che è pronto a laurearsi dentro il regno umano. Ma quando durante le prime incarnazioni, quando l'essere umano un po' si trova forse nella prima centinaia di incarnazioni, quel corpo causale è quasi vuoto, appare qua o là un po' di energia colorata e basta, e quello si manifesta nella personalità come ignoranza di quasi tutto. È una personalità ignorante. Ok, ci sono domande? No? Bene, andiamo. Facciamo tutti insieme queste affermazioni, per favore. Preghiera suprema insieme. Raggio azzurro della volontà di Dio, inonda il mondo di bontà, fai sparire ogni cattiveria. Raggio dorato della saggezza divina, raggio rosa dell'amore divino, riempi d'amore i sentimenti umani, fai sparire ogni rifiuto. Raggio bianco della purezza divina, pulisci ogni corrente di vita, fai sparire ogni sporcizia. Raggio verde della guarigione di Dio, guarisci ogni corpo, mente e cuore, fai sparire ogni malattia. Raggio oro rubino della provvista infinita, fornisci ogni vita di tutte le cose buone, fai sparire ogni carestia. Raggio violetto della compassione divina, libera e perdona ogni personalità, fai sparire ogni ostilità. Che la fede, la saggezza, l'amore e la purezza, la salute e la provvista, il perdono e la buona volontà facciano ora manifestare la nuova umanità. Grazie Padre. Grazie Padre. Bene, andiamo. Chi è il grazie Padre che ringraziamo? L'essere universale. Che potrebbe essere grazie padre madre, okay. Perché non è padre soltanto, è anche, non è solo maschile ma anche femminile. Grazie. Prego. E ora andiamo alla pagina 16, per favore. Chiave tonale, chi può leggere? Io qua. E hai il microfono vicino. Per favore, Elena. Ok. La chiave tonale è un suono di una determinata melodia con una sua armonia e intensità, di un'opera strumentale, sinfonica o vocale, una forma musicale determinata
generalmente musica accademica appartenente a un periodo qualsiasi della storia della musica, che quando si interpreta attrae la radiazione di uno dei sette raggi, di un essere di luce o di un ritiro eterico. Ok, una chiave tonale è un suono, una nota musicale dentro un'opera, un'armonia, un ritmo che quando suona per principio di vibrazione attira l'energia, la radiazione e la presenza di un essere di luce o di uno dei sette raggi. Ok? Ci sono diverse chiavi tonali. In realtà la chiave tonale non è l'opera musicale, è una nota dentro quell'opera musicale. Ma quando parliamo di solito di chiavi tonali parliamo dell'opera. Ma sapete che non è tutta la sinfonia, non è tutto il movimento di un concerto o tutta una canzone, ma in realtà è un suono dentro una melodia, un'armonia, un ritmo. Ok. Scusa, Fernando, c'è una nota, per esempio il Si, il Do, una semplice nota così, o un insieme di note? Ok, qual è il punto? Il nostro corpo ha una vibrazione. Infatti ogni organo del corpo ha una vibrazione specifica. Se tu o qualcuno sapesse qual è il suono preciso, potrebbe, riproducendo quel suono, far vibrare quell'organo o quel corpo. Per esempio, c'erano cantanti famosi come Caruso, per esempio. Caruso cominciava a vocalizzare fino a fare vibrare, per esempio, un calice di cristallo. E anche poteva farlo esplodere. Perché? Perché vocalizzando, se tu trovi la nota tonale di quell'oggetto, quella nota la fa vibrare, e se la vibrazione è troppo forte potrebbe distruggerla. Conoscendo la nota tonale di un organo è possibile guarirlo. Per esempio, o un'altra cosa. Ok. Dove andiamo con questo fatto? Ognuno di noi o ogni essere ha una nota specifica, che è caratteristica. Anche i raggi e gli esseri di luce. Noi non li vediamo, ma ciò che i nostri occhi percepiscono come luce e colore anche ha un suono. Perché vibrazione, solo che i nostri uditi non sono in grado di percepire quelle onde di vibrazione. Poi, all'inversa, i suoni, ciò che noi percepiamo come un suono, una nota, anche ha un colore che i nostri occhi non sono in grado oggi di osservare, ma in altri piani quel suono si riflette come un colore, un'onda luminosa. Sì? Allora, le chiavi tonali sono state date a conoscere le opere dentro le quali si trovano alcune chiavi tonali di essere di luce o di raggi, affinché noi possiamo approfittarcene di quella conoscenza e attirare la radiazione del raggio che ci serve o dell'essere di luce che, appartenendo a quel raggio, può offrirci una radiazione positiva, una qualità positiva. Sì? E quello è la fondamenta della musicoterapia, che non soltanto guarire il corpo, ma anche guarire la mente, guarire le emozioni usando la musica. Sì? Vi darò per esempio un esempio di una chiave tonale. Ditemi un raggio. Raggio bianco. Raggio bianco, ok. Mettiamo una chiave tonale del raggio bianco.
è molto, molto famosa questa opera musicale, è Liebestraum numero 3 di Franz Liszt, è una chiave tonale del raggio bianco. Non si sente? Perché? Datemi un attimo. Scusateci, non si sentiva, non lo sentivate voi nella sala Zoom? No? Peccato, non so perché, perché dovrebbe sentirsi bene. Faremo una prova, o faremo una prova con un altro tipo di archivio. Datemi un attimo. Devi mettere la condivisione suono interno nelle applicazioni nella barra sotto. Eh sì, probabilmente. Datemi un attimo, proviamo con un altro, un archivio di video. Come si chiama il brano? Scusami? Come si chiama il brano? Il brano è Liebestraum numero 3. E Sogni d'amore numero 3 di Franz Liszt. Ma, Bernardo, ne approfitto mentre cerchi, ma come sono state scelte, diciamo, queste musiche? Dammi un attimo, sì, che metto un altro. Questa è un'opera, vediamo se loro riescono a vederlo e a sentirlo anche. Questo è il Regina Celi dell'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che è una chiave tonale del raggio rosa. Lo sentite? Thank you.
effettivamente hanno due vibrazioni molto diverse, cioè se sentite questa arriva dritta al cuore, sì. L'altra è la più artistica. Sì, sono molto diverse, poi quando usi musica del raggio azzurro, per esempio, ti trasmette forza, entusiasmo, è musica per sentire la mattina quando ti devi alzare, svegliare, non è musica per sentire a mezzanotte, no? Probabilmente non riuscirai ad addormentarti. Ce ne sono tante. E tutto questo è una scienza da imparare e soprattutto da mettere in pratica. E se volete leggere nella pagina 16 il terzo paragrafo, sì, chi potrebbe leggere? Il 16? Sì. Ok, leggo io da dove? Da finché un maestro terzo paragrafo o no? Unire la forza di una chiave tonale. Unire la forza di una chiave tonale. Allora. Unire la forza di una chiave tonale con i decreti, le invocazioni e la meditazione attrae un'energia enorme che impregna e benedice il luogo in cui si fanno queste attività, portando rilevanti trasformazioni positive. Ok, infatti la musica delle chiavi tonali è un metodo di invocazione, sì, di per sé, cioè può essere usata per attirare senza maggiore sforzo un'energia positiva, anche possono essere utilizzate per meditare. Per questo motivo, quando facciamo decreti, servizi, meditazione metafisica, si usa molto la musica, tanto, sì, specialmente chiavi tonali del raggio che vorremmo invocare, attirare o che stiamo decretando. Per finire la lezione di oggi andremo a pagina 19, Alito Santo. Chi può leggere? Sì, per favore, Edoardo. Avvicinati il microfono, per favore. Quale? Alito Santo. Sì. L'alito santo è la pratica della respirazione ritmica, qualificata in quattro passi, che ci permette di inspirare, assorbire, espandere e proiettare le virtù, le benedizioni e le radiazioni di Dio e degli esseri di luce, espresse nei sette raggi. I passi sono inspirando, inalando, assorbendo, trattenendo, espandendo, esalando, proiettando, riposando. Ok, grazie. Vediamo ora sullo schermo. L'alito santo, la respirazione ritmica, è ciò che in Oriente si chiamava, e che ancora dentro dello yoga si chiama, il pranayama. Soltanto che per questa nuova era i maestri hanno aggiunto un passo, un quarto passo, che è proiettare l'energia positiva. I quattro passi della respirazione ritmica sono inalare, inspiriamo, trattenere l'aria dentro i polmoni, il terzo esalare e finalmente riposare senza aria. In ciascuno di questi quattro passi si fa qualcosa, sì, con la qualità di un raggio. Per esempio, inalando possiamo inspirare e chiudere gli nostri occhi e visualizzare che stiamo inspirando, per esempio, il raggio verde della guarigione. Trattenendo l'aria, osserviamo o visualizziamo che assorbiamo il raggio verde dentro tutto il nostro corpo. Esalando, osserviamo come il raggio verde si espande intorno a noi e finalmente, riposando senza aria, proiettiamo fino ad avvolgere tutta la terra il raggio verde. Quello è un esercizio. Che cosa capita? Che attraverso l'alito, quando noi respiriamo, l'energia, il prana, non soltanto entra nel nostro corpo fisico, l'ossigeno, entra anche il prana. Il prana è l'energia vitale che arriva dal sole. La maggior fonte di prana per noi, per tutta la terra, è il sole. È l'energia che arriva alla terra con i raggi solari e che è il principale alimento del nostro corpo vitale o il corpo eterico, perciò è tanto importante prendere sole. Ok, allora quel prana viene qualificato
dentro il nostro corpo dopo inspirare l'aria. Quando inspiriamo entra l'ossigeno, entra il prana e quel prana viene qualificato con il nostro stato di coscienza. E poi espirando quel prana esce da noi qualificato con il nostro stato di coscienza. Quindi una persona depressa, per esempio, o arrabbiata, sta contaminando l'ambiente, l'atmosfera del luogo dove abita, con la respirazione proprio. Ma anche possiamo non contaminare, ma purificare o espandere qualità positive e così caricare l'atmosfera del luogo dove lavoriamo, dove abitiamo, la nostra casa, l'ufficio, eccetera, attraverso la respirazione quando il nostro stato di coscienza è positivo. Allora, è possibile con la pratica dell'alito santo o la respirazione ritmica fare questo consapevolmente e per esempio espandere in un luogo, in una città, una qualità positiva, quella che sia più necessaria in un momento. Questo si può fare con ciascuno dei 7 raggi. Oggi proveremo a farlo solo con il raggio verde della guarigione, ma sapete che è possibile farlo con il raggio rosa se serve l'amore, con il raggio violetto se ci serve trasmutare una situazione negativa, se abbiamo bisogno di forza, che raggio potremmo usare? Azzurro. Il raggio? Azzurro. Azzurro, ecco. Ok, facciamo la prova di esercitarci, sì? Sì. Chiudiamo i nostri occhi. Possiamo sederci comodamente. Con la schiena dorsale dritta, i piedi appoggiati al suolo. E ora, inalando, inspiriamo la fiamma verde della salute e la guarigione. Trattenendo l'aria, visualizziamo come assorbiamo il raggio verde dentro il corpo. Esalando, visualizziamo come questo raggio verde si espande intorno a noi. E finalmente, riposando senza aria, visualizziamo come il raggio verde si espande fino a avvolgere tutta la terra. Di nuovo, inspirando, inspiriamo la fiamma verde della guarigione, trattenendo l'aria, assorbiamo la fiamma verde della guarigione, esalando, visualizziamo come il raggio verde si espande intorno a noi e riposando senza aria, visualizziamo come proiettiamo il raggio verde fino ad avvolgere tutta la terra. Ok. Avete potuto farlo? Non è difficile, no? Ok, ora si aggiunge il decreto o l'affermazione, che quando si fa da solo, come possiamo ognuno di noi quotidianamente praticare la respirazione ritmica, tu fai il decreto mentalmente. In questa opportunità, come stiamo facendo l'esercizio per prima volta, io farò il decreto e voi fate la pratica, ok? Io non posso inspirare e fare il decreto allo stesso tempo, contemporaneamente. Chiudiamo di nuovo gli occhi e saliamo tutta l'aria e cominciamo inalando. Io sono inspirando la fiamma verde della guarigione, trattenendo l'aria. Io sono assorbendo la fiamma verde della guarigione. Esalando, io sono espandendo la fiamma verde della guarigione e riposando senza aria, io sono proiettando la fiamma verde della guarigione. Di nuovo, inalando. Io sono inspirando la fiamma verde della guarigione, trattenendo. Io sono assorbendo la fiamma verde della guarigione. Esalando, io sono espandendo la fiamma verde della guarigione e riposando senza aria, io sono proiettando la fiamma verde della guarigione. Respirate al vostro ritmo naturale, alcuni secondi, e poi faremo di nuovo l'esercizio.
di nuovo inalando, io sono inspirando la fiamma verde della guarigione, trattenendo l'aria, io sono assorbendo la fiamma verde della guarigione, esalando, io sono espandendo la fiamma verde della guarigione, e riposando senza aria, io sono proiettando la fiamma verde della guarigione. Di nuovo, inalando, io sono inspirando la fiamma verde della guarigione, trattenendo l'aria, io sono assorbendo la fiamma verde della guarigione, esalando, io sono espandendo la fiamma verde della guarigione, e riposando senza aria, io sono proiettando la fiamma verde della guarigione. Grazie Padre. Respirando normalmente, apriamo gli occhi e torniamo l'attenzione al piano fisico. Allora, questo esercizio che ripeteremo in altre opportunità, nella prossima attività, è possibile farlo per esempio per guarire un organo o una parte particolare del corpo. Quando tu fai l'esalazione, invece di visualizzare che stai espandendo intorno a te il raggio verde, puoi indirizzare quell'energia a quella parte del corpo che bisogna essere guarita. Oppure, se serve la guarigione per un'altra persona che è vicina a te, potresti fare l'esercizio e indirizzare, dirigere l'energia attraverso l'imposizione delle mani. Dirigi le palme delle mani verso il corpo di quella persona o la parte del corpo che bisogna guarigione e fai l'esercizio. E quando fai l'espansione insieme all'esalazione e la proiezione, riposando senza aria, visualizzi come dirigi attraverso le tue mani il raggio verde verso quella persona. Sì? Ok, questo è un esempio di tante cose che si possono fare con la pratica dell'alito santo o la respirazione ritmica. Allora, qualche domanda? Potresti mettere la slide che volevamo fare? Sì, certo. Grazie. Certo. Comunque, dentro il libro, nella pagina 20, sì, trovate un esempio del decreto che si fa con l'alito santo. Oh Dio santo. Finalmente. No. A questa? Questa. Sì. Questa qua. Ok. Nella pagina 20-19 alla fine trovate, sì, l'alito santo si fa decretando internamente ad ogni passo una determinata qualità, come per esempio la fiamma rosa dell'amore divino. Inspirando, io sono inspirando la fiamma rosa dell'amore divino. Oppure io sono inspirando la fiamma verde della guarigione, sì? Trattenendo io sono assorbendo la fiamma rosa, espirando o esalando io sono espandendo la fiamma rosa e riposando io sono proiettando la fiamma rosa. E poi alla fine aggiunge l'autore diverse possibilità di uso per l'alito santo. L'ultimo paragrafo della pagina 20 dice: l'alito santo si può fare per eliminare apparenze di malattia o situazioni disarmoniche, calmare dolori, dissolvere tensioni e odi, alleviare angosce, accendere situazioni pesanti, risolvere problemi sentimentali, questioni economiche, eccetera. E cioè non soltanto per un'apparenza fisica, ma è soprattutto molto effettivo per ritrovare l'armonia emozionale, tranquillizzarci, perché si chiama respirazione ritmica l'esercizio, perché in realtà i quattro passi dell'alito santo dovrebbero avere la stessa durazione, e quando la respirazione è equilibrata
aiuta a recuperare l'equilibrio emozionale. Così come quando si perde l'equilibrio emozionale, quello si manifesta, si riflette nella mancanza di equilibrio della nostra respirazione, che diventa di solito agitata. Sì? Bene, amici, finiremo l'attività di oggi facendo la nostra